Ancora flagellati dal maltempo l'altopiano e la zona della pedemontana vicentina. Per quel che riguarda l'altopiano dei sette comuni, una tromba d'aria fra le 15:30 e le 16 si è abbattuta in particolare su Cesuna e Roana, scoperchiando tetti, provocando blackout, allagamenti. Numerosi alberi sono caduti nella zona dello Spillek. Il tetto di un'abitazione è stato divelto, alcune case sono invase dai detriti. Allagata la sede degli alpini di Roana presso l'ex caserma del Corpo Forestale. Tale piante cadute nella zona del laghetto, bloccate a causa di frane la strada che dal Monte Verena porta a Mezzaselva, la provinciale 78 che collega Rozzo e Pedescala. Pioggia forte, strade come torrenti, sottopassi allagati, anche Fraschio e Torre Belvicino, nella zona fra San Vito e Tilicuzzano e Monte Magrè. E nel Bassanese numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare a Schio, Tonezza, zona Valdastico, per frane e allagamenti. Frana anche sulla strada provinciale 350 che attraversa l'alta valle dell'Astico, chiusa in entrambi i sensi per fango e detriti. Verso le 19:30 colpita, come l'altro giorno, la zona di Lusiana Conco.